Al Relay Store di Taranto un appuntamento di caratura importante per la nostra enogastronomia, se ne è discusso con i massimi esperti, penso ai GAL, ma penso anche al patrocinio dell'ENIT e poi le amministrazioni comunali. C'era anche il nostro direttore editoriale, Luca Lazzaro, che ha questa doppia veste anche per Confagricoltura. L'obiettivo è sempre tenere alta l'attenzione e poi anche degustare e assaggiare questi prodotti. Sì, tenere alta l'attenzione sulla qualità, che non deve essere mai barattata con niente e con nessuno. Noi abbiamo la migliore biodiversità al mondo in Italia. La Puglia è abbastanza leader nella produzione di eccellenze enogastronomiche. Prodotti e territori che vanno comunicati e se ne parla anche all'università. Assolutamente sì, è fondamentale per le imprese del settore agroalimentare, per l'enogastronomia, valorizzare in una prospettiva non solo locale ma soprattutto internazionale quelle che sono le peculiarità. Si parla anche di vino, lei ad esempio lo produce in biologico, non più soltanto una necessità, ma anche una richiesta che arriva dai clienti, è vero? Sicuramente la richiesta arriva anche dai clienti, ma per quanto mi riguarda l'essere in biologico è una cultura di vita per me, che coltivo vitigni da oltre 20 anni in biologico. La nostra cantina è una cantina molto giovane, in quanto questo è il primo anno di produzione dei nostri vini, integralmente vini biologici perché sono stati prodotti fin dall'origine in azienda, in un'azienda biologica.